Comunque in linea di massima il suono è prevalentemente pulito, poi tutti gli effetti sono colori che tu aggiungi dopo praticamente. Assolutamente, assolutamente sì. Quindi sfatato questo mito, nel senso che vedi, cioè nel senso che il suono parte sempre dalle dita e da quello che uno c'ha nella testa. Allora, il suono parte da quello che uno, diciamo al telefono, da quello che uno ha nel cuore, cioè nella testa, dove cavolo ognuno deve averlo, quello che da cui parte. È un pensiero. Il basso, suonare il basso è veramente un atto di meditazione, un atto yoga, perché è una roba che va pensata. Cioè uno crede che bisogna suonare veloce, bisogna far note, bisogna fare lo show off, come dicono gli americani, quando in realtà il basso è quello strumento che deve suonare una nota che se la togli crolla tutto proprio, ma anche il palco, però quella nota deve contenere dentro tutte quelle 10 miliardi di note che tu vorresti suonare. Quello è il basso elettrico. La tecnica ci sta, perché bisogna averla. Io anche ho passato gli anni 90 a studiare, ho fatto il centro jazz a Torino, mi sono innamorato di Pastorius, Marcus Miller, tutti i musicisti che comunque quando inizi a studiare inizi a vedere come irraggiungibili. Effettivamente negli anni 90 c'era proprio la ricerca della tecnica sopra ogni cosa, del dimostrare. Poi dopo ultimamente vedo che sta cambiando un po', si sta tornando un po' più alle origini. Spesso vedo molti più precision negli ultimi tour. Sì, anche Pino Palladino. 15 anni fa era sparito come strumento, non lo usava quasi più nessuno, nel senso che. Sì, ma anche nell'elettronica c'è un po' un ritorno agli strumenti quelli veri. Io devo dire che sono stato abbonato a Bass Player fino a metà anni 2000. Adesso ho un po' perso, come dire, dalla parte del basso mi sono un po' perso, nel senso che ho iniziato a fare il produttore, a occuparmi di mille altre robe, e lo studio del basso elettrico come fine a se stesso onestamente l'ho abbandonato. Punto V o punto 5, diciamo. Punto V. Punto no, V. Ma quella è molto stupida come cosa, perché ci esiste il punto G. Guarda, io ci ho pensato, adesso glielo chiedo, ma è proprio quello. Ok, punto V. Allora, e devo dire che quella per me è stata la scuola, forse da quando poi ho imparato davvero a suonare da piccolo, è stata la scuola più grande, perché produrre un disco, produrre un pezzo e suonare il basso da musicista di cui tu stesso sei produttore ti autocensuri. E impari a suonare quello che serve, che quello io ai bassisti consiglierei davvero di pensare a cosa serve in un pezzo, estinguere l'essenza di cosa bisogna suonare in una canzone per renderla bella. C'è da suonare la parte più ricca, lo si fa, c'è da suonare una nota, lo si fa, c'è da stare zitti, lo si fa, non c'è cosa più bella della pausa. Pausa è una nota, viene scritta con una nota, quindi ha un attacco, un sustain, una release e una fine. Uno deve imparare a suonare le pause, quello è. Io devo sostenere io e Enrico e Ninja, che tra l'altro è un batterista senza precedenti, dobbiamo sostenere l'impalcatura totale di un gruppo che si appoggia su una sezione ritmica. E quindi tutto ciò che tu suoni deve avere un significato. Io non posso avere la libertà di fare delle robe fuori cioè inventare una linea di basso nuova per un pezzo, perché rischierei di mandare a puttane tutto l'equilibrio di una roba che si appoggia su quello. Cioè vuol dire che io suoni tutte le sere la stessa roba, perché poi noi ci lasciamo andare ogni tanto qualche fill o qualche, però sempre molto disciplinatamente. Ok, perfetto, ottimo spunto penso per chiunque. Guarda, non posso evitare di farti la domanda sugli strumenti, perché è una cosa che è una curiosità che molti hanno, no? Io tra l'altro mi ricordo che tu sei stato, penso, uno dei primi in Italia a utilizzare il Lakland, no? Sì, il Lakland. Per tanti. Grande Paolo Giansanti, Magic Music, sì, che me lo diede a un prezzo, un artist price, anche perché cos'era? Il 55,94. 55,94 americano a un prezzo che onestamente fuori dalle. E allora gli feci questa proposta di. Quindi comunque il 5 corde, poi adesso sono diviso molto più col 4, sì, Music no, Man. Allora, io sono un uomo 4 corde. Sono nato con 4 corde, ho sempre ascoltato i bassisti a 4 corde e credo che il basso sia uno strumento a 4 corde. Le 5 corde, vabbè, poi appunto parentesi anni 90 dove mi ero acquistato anche un 6 corde, robe varie, poi ho detto ma perché? Quando Paolo Costa, caro amico, che saluto anche, mi disse ma scusa, ma tu suoni il basso o il sassofono? Perché se suoni il basso cosa ti servono tutte quelle corde lì?
quella frase lì mi rimase proprio impressa, ben appuntata in testa. Per cui se ricorda proprio, vabbè, è stata una fase di 6 mesi degli anni 90, giustamente mandata via. Sempre per colpa di Patitucci, che c'ha John Mayang e tuoi compagni. Sì, sì. Adesso sono tornato alla back to the basics. Cosa ero da piccolo, quindi un bassista a 4 corde. Il 5 lo uso anche lì per ovvi motivi di, come dire, riproduzione di ciò che è stato fatto in un disco dove c'era il basso 5 corde e devo suonare con 5 corde. E soprattutto le parti che suonava il mio predecessore Pierre Funk nei primi due dischi, anzi il primo disco, lui era un bassista a 5 corde e io devo sostituire, diciamo, quelle parti nello stesso modo. Suonarle, insomma. Devo dire, sono passato a Music Man il giorno che un mio caro amico, che è il bassista degli Ellen Ripley, Pietro Verri, mi ha venduto un sabre. Un sabre, mi fa, questo è il basso che fa per te. Ma infatti sono stupendi, se ne trovano anche pochi, tra l'altro. Un sabre dell'89, l'ultima produzione, è diventato il mio basso numero uno in studio. Infatti ce l'ho in studio, uso solo quello per fare qualsiasi disco. Dai, Subsonica, abbiamo scoperto un altro trucco del sound. Il singolo di Raf che gira adesso, gliel'ho prodotto, sostanzialmente prodotto io, perché è una base mia, e il basso cattivissimo che si sente il sabre. Anche di quello. Da lì ho capito che quello era il mio suono. Allora il Lakeland pian piano l'ho abbandonato e sono passato a Music Man, tra l'altro con... col doppio pick up, il doppio unbike. Esattamente il... lo stile del sabre, sì, praticamente. Sì, la produzione del sabre. Sabre non me lo porto in giro, che ho paura di... è tutto scassatissimo, siamo una reliquia in studio. E questo qua, tra l'altro, ben usato. Beh, ce n'ha... se ne ha già subite di tutti i colori, lo tratto malissimo. E... beh, però è bello, è anche la caratteristica di uno strumento che risulta bello vissuto, nel senso che c'è lui invece che è molto meno vissuto, che è quello che uso. Comunque sempre doppio pick-up. Sì, 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 sì. Ti piace il suono? Sì, non mi ricordo, era fatto per un video, era stato fatto. Cazzo ti guardi. Sì, perché c'è cazzo ti guardi, lui era cazzo ti guardi pure tu. Quello l'ho tolto, questo è rimasto. Sì, volevo tenere lo stesso suono sia nei 5 che nelle parti a 4 che in quelle 5. Questo lo uso in colpo di pistola e basta. Poi pesantissimo, cioè veramente. Quando fai un tour... effettivamente è abbastanza pesante. Fai, non so, io un concerto buon suonato. Mirko, quanti concerti avremmo suonato noi? In tutto. Dall'inizio? Dal tour di Microchip, dal tour 600, 700, 1000. Lui è il nostro direttore di produzione, totale. Un saluto dalla pagina Roba da Bassisti, siamo qui oggi in approfondimento con lui. Quindi. Un migliaio di concerti, allora immaginatevi tanti. Io non sono neanche più ragazzino, detto ciò. Pesa comunque. Arrivi a casa da un tour che sei comunque stanco fisicamente e il peso dello strumento influisce la posizione, io poi... vedo che poi tu suoni anche abbastanza basso come strumento. Sì. Sembra impostazione un po' rock. Punk, rock, a me piace. Poi è una questione di comodità. Soprattutto se chi utilizza il prezzo, sì, perché stai col braccio completamente sciolto. Ma anche in realtà, ti vedo di più perché... quando suoni con un gruppo rock, non è che devi metterti la posizione quella classica, bassista ce l'avrei pure volendo. Uh-huh. Però in realtà quando suoni con un gruppo rock, quello che ti interessa è avere l'aggancio su una nota. E anche qua la posizione deve essere comoda, immagina suona così, a parte che fa schifo, sì. Onestamente. Se devo dire tutta onestà quello che penso. Vai tranquillo, non ti taglio, quindi sì, se siamo completamente... ma quello è un altro, i figli di Mark King che suonano col basso, sì, diciamo, sotto le cose. Quello avrebbe potuto anche suonare col basso sulla testa, perché suona così bene e cantava. Sì. Lui è bravo. Quando invece suoni, diciamo, in un gruppo di estrazione, sì, pop, rock, comunque, dove devi dare, cioè la posizione, anche lo spettacolo che dai, non puoi starti spigatino, cioè la gente viene a vedere te più per come sei vestito che come suoni, a volte. E non è un male, anche perché non è che siamo tutti tecnici. I segaioli che vengono a guardare quando fai l'errore saranno percentuale del 5%. Adesso sono ragazzi che vogliono vedere uno spettacolo. Questo vuol dire suonare al meglio possibile. Ma anche... Noto che hai un action molto alto, sì, sulle corde.
io picchio. Cioè, nel senso che... Quindi bello nel senso, fai vibrare la corda. Sì, sì, ma anche immagina tutte le parti... Cioè, devi avere proprio il... E infatti qua usi la tecnica Hendrix, cioè stoppare il più possibile tra pollice, averla, come dire, la possibilità di stoppare le corde e far suonare solo quello che ti interessa, pur picchiando. Cioè, se io picchio sempre su mille altre... Ok, le altre stanno ferme comunque. I glissati. Tanto parti, come dire, complicate, non, cioè a livello di teggiatura non se ne fanno all'interno di Sunsonic. Oddio, sì, magari c'era parti tipo istantanee, quelle con tante note, attacca al panico, cioè che sono tante note, però sempre una posizione sola. Ok. Ok, ottimo. Vabbè, c'è anche la parte del sì. Ok. Allora, in realtà, il suono adesso è staccato, questo synth qua è gestito dal Mac, sì, dal MacBook Pro, dove sostanzialmente abbiamo caricato, cioè con main stage, due plugin, cioè di basso synth che abbiamo usato sul disco. Okay. Lo stesso motivo, perché metterlo in base non sarebbe bello, suonare un basso synth col basso non sarebbe bello, allora tanto vale suonare il synth, anche perché io in produzione lo suono per stereo, sì, piano, sì, esatto. Sì, sì, un Juno 106 o un Prophet o un DX7, diverse cose. Non sono busta, ovviamente, però delle cose che devo fare faccio. Senti, allora ti faccio una domanda di questo ragazzaccio, no? Sì. Che ti chiede: quando ti rendi conto di essere un bassista veramente appoggiato, che sensazione si prova? No, la domanda la prendo spuso. Gli ho risposto. Il posto che ho detto il sesso, ma è che è la pura verità. Cioè, c'è un momento magico, veramente magico, 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 di quando il basso si appoggia sulla cassa. E quello è esattamente il momento tantrico proprio del nostro strumento, che è unico, perché comunque c'è a chi piace molto l'aggancio, come dire, del basso e la cassa allo stesso momento, quindi suonare proprio sulla cassa. A me invece piace quello che succede un po' quando utilizzi la tecnica del sidechain col compressore, ovvero sia che tu fai l'effetto ducking, cioè dell'abbassamento della frequenza quando la frequenza su cui il sidechain è ancorato avviene. Avviene, se esatto. Mi spiego. Cioè, se noi mettiamo una cassa, uno strumento in sidechain, utilizzando come trigger la cassa, okay, questo strumento ogni volta che la cassa suona si incava, esatto, e viene fuori l'effetto anche wow wow wow, esatto, della dance, no? Classico. Ogni volta che suona la cassa il basso va giù e si fa questa. Io cerco di riprodurlo in modo naturale, ossia quando la cassa suona arriva un pelino dopo, non è che lo faccia in modo scientifico, mi viene naturale dopo anni di suono. Quindi la cassa dall'attacco io gli suono la, come dire, la release dietro. Questo era la domanda di Cesare, ma... maestro Cesare Chiodo, lei lo sa bene, ma sì, ma poi era anche lo spunto per chiederti poi com'è il rapporto con i vari colleghi, nel senso che Cesare immagino... è splendido, che poi voi siete coproduttori alcuni su alcune cose, da quello sì, che ho sì, capito, esatto, nel senso lavorare. Siamo come bassisti, non abbiamo mai fatto niente, per la verità, siamo amici, non abbiamo forse mai suonato assieme, se non che, va bene, il disco di Raffaele ci suoniamo tutti e due. Sì, noi abbiamo prodotto e scritto il singolo di Raff in inglese dell'anno scorso, Show Me The Way To Heaven, abbiamo assieme a Tony Bungaro, stessa formazione, noi ci siamo chiamati gli F-Clef, la chiave di basso. Okay. Ho visto il tatuaggio. E abbiamo anche scritto un pezzo per Rachele, la ragazzina che è andata a Sanremo. Sì. Sì, è sempre noi tre, e addirittura forse lì ho persino suonato il ballo, forse lì ha suonato Cesare sul pezzo. Quindi il rapporto è molto buono, con lui è proprio amicizia, ci sentiamo ma spesso, spariamo un sacco di cazzate. Lui però, io sono, come dire, suo discepolo bassista, ma lui è un discepolo yoga, per cui attenzione, abbiamo il nostro, quindi, ognuno maestro, sa... ognuno maestro vicendevole di sé. Con Paolo Costa anche quando ci sentiamo è sempre un grande, grandissimo piacere, anche perché lui è un grandissimo bassista. E gli altri non saprei, cioè Saturno anche ci conosciamo, ci salutiamo, cioè,
secondo me un ottimo rispetto, Marco Manueddu di Salmo, cioè più chi meno c'è, cioè, grande rispetto vicendevole. Per me ognuno, cioè tutti quelli che calcano palchi di un certo tipo, qualcosa di buono l'hanno fatto. Guarda, ti faccio infatti questa domanda, perché spesso, purtroppo, oltre ai complimenti arrivano, piovono le critiche, come è normale che sia. Tante. Esatto, infatti. Il mio batterista Ninja fa, ma la domanda è che se usi gli effetti per mascherare la scarsità tecnica, tutta l'assenza di gruppo, cosa rispondi? Sì, ovviamente. Ok. Sì. Ti volevo chiedere poi come le gestisci, nel senso, io capisco che magari alcune volte, soprattutto perché la gente non sta sopra un palco ma sta sotto, no? Non si rende conto di quali sono le difficoltà. Alla lunga tu magari come le gestisci le... Ottimo, questo è... Ero l'altro giorno con Luca di Sicali, diceva easy, la cosa più semplice era... Non frega niente, proprio onestamente, atteggiamento zen, chi ha qualcosa da dire è venuto a vederci. C'è stato un sacco di critiche perché siamo stati a Umbria Jazz adesso a suonare, bla 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 bla. Ma ragazzi, ma prima di parlare, se un gruppo vi crea così tanti malumori, mandatelo a sentire, magari scoprite che non è così male come pensate. Cioè, fino a dire che noi facciamo pena o queste robe qua, ma io, come dire, ho tanti anni che suono, tanti anni di professionismo, sono a 17, iniziano a essere tanti, professionismo tra virgolette. Direi, non direi che questo è un gruppo che fa pena, direi che è un gruppo che live suona, cosa che di recente si vede proprio poco. Noi siamo ancora i musicisti che arriviamo qua col furgone e suoniamo e proviamo quando c'è da fare il tour e cerchiamo di suonare il meglio possibile ogni sera, per cui questa è l'unica roba che posso dire a chi ha critiche da poco. Poi, cioè, se uno dice a me su bisogna far cagare, il bassista non è buono a suonare, dico, beh, se vuoi ti offro un piatto di ragù di gamberi, ti posso fare bene. Bene, guarda, l'ultimo cosa, poi ti lasciamo andare perché sei impegnatissimo. Un consiglio, uno, due, magari a chi veramente comincia adesso a voler pensare di voler fare la professione del bassista, o magari, ecco, vorrebbe far questo, no? Un consiglio da chi appunto lo fa da oltre 15 anni, ormai quasi 20, quindi... Allora, uno, se pensate di voler apparire, di voler diventare prime donne o altro, lasciate perdere, suonate un altro strumento, oppure mettetevi a cantare, fate il bassista cantante, allora... Potrebbe essere. Prima roba, per fare bassista bisogna essere, saper accettare il fatto di star dietro, che la gente non sappia cosa stai suonando, che non sei riconoscibile, a meno che sei il grande, insomma, Flea, Red Hot Chili Peppers, gente che si fa vedere. Se no ci va una forte capacità di stare dietro, nell'ombra, manovrare, stare zitti, imparare a suonare le pause, essere minimali, non so, tanti consigli, in particolare quello di suonare poco, imparare a suonare bene, cioè anche le robe più veloci. Io sono d'accordo a fare i sedicesimi a 140 bpm, ma se tu non sei capace a fare i quarti a 40 bpm, ho i miei dubbi che tu sia capace di fare i sedicesimi a velocità elevata. Quindi più che studiare le tapping, le slap, che va bene tutto, ma prima imparate a suonare a 40 bpm, le stesse cose che suonate a 120, come avere, non so, io proprio la drum machine che si rallenta col knob, con l'intenzione, la stessa, provate a rallentare quello che suonate e farlo bene, registratevi, se la cosa fa schifo sappiate che siete voi che suonate, nessun altro. La cosa bellissima invece, questo è il più grande consiglio, fate l'amore, non rompete i coglioni, non rompete i coglioni, bassisti, esatto.